Nuovo appuntamento con HR TV Week per parlare del lavoro che cambia. Lo sappiamo, lo abbiamo ripetuto più volte nel corso di queste settimane, l'emergenza ha accelerato i processi di cambiamento già in atto nel mondo del lavoro a partire dallo scorso marzo. Uffici svuotati, attività lavorativa che è diventata più fluida da un giorno all'altro. Migliaia di lavoratori hanno in qualche modo scoperto lo smart working o quantomeno il telelavoro, che qualcuno sostiene essere un'espressione ancora più corretta per quello che viene realizzato in Italia in linea di massima. Le regioni si sono dipinte di diversi colori, rosso, giallo, arancione, ognuno dei quali, ogni colore impatta in maniera differente tra aziende e lavoratori. Possiamo dire che l'emergenza in corso stia esasperando dei processi come la virtualizzazione, come la digitalizzazione e la destrutturazione del lavoro, che in realtà erano già in atto, no? Il famoso acceleratore, il Covid-19. Nel corso di questo speciale daremo voce alle aziende per parlare dei cambiamenti in atto e grazie anche al contributo dell'esperto giuslavorista Francesco Amendolito proveremo a capire quali framework normativi ci sono e quali invece mancano per regolamentare al meglio il lavoro che cambia. Ve l'ho anticipato proprio in questo istante, il primo ospite che vi presento è proprio avvocato professor Francesco Amendolito, founding and managing partner Amendolito Associati e docente di diritto del lavoro e diritto sindacale all'Università LUM di Bari. Avvocato, grazie per essere qui con noi, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie a voi. Salutiamo anche Gianfranco Minervini, HR Manager, gruppo Exprivia, società italiana del settore digitale, information and technology, peraltro quotata in borsa. Buongiorno Gianfranco, anche a lei grazie della disponibilità. Buongiorno, grazie a voi. Partiamo allora con lei, avvocato Amendolito. Il recente decreto ristori ha suscitato, come spesso accade, accese polemiche. Sotto più punti di vista ne sono state evidenziate le asimmetrie che rischiano di creare, in questi casi si dice, si può dire, figli e figliastri, rendendo l'economia in qualche modo irregolare. Sotto il profilo giuslavoristico, cosa è stato previsto e qual è il suo parere tecnico? È un decreto ben concepito o è un decreto così da rivedere? Prego, avvocato. Vabbè, anticipo la risposta finale praticamente, cioè un decreto da rivedere. Ok. Siamo sempre lì. Il legislatore, il governo appunto è ritornato sulla questione dell'integrazione salariale, cassa salariale sullo stop ai licenziamenti, sulla sospensione di tutte le procedure di licenziamento nel nostro paese in relazione appunto alla pandemia e all'emergenza Covid. Il problema che a mio modo di vedere continua a farlo, no, arrampicandosi rispetto a quello evidentemente alle problematiche di finanziarie, diciamo, della norma stessa, però continua a fare diciamo, a mio modo di vedere, errori, soprattutto appunto creando una distonia, una diversità di applicazione della norma tra aziende e aziende, tra imprese aventi diritto e imprese che non ne hanno diritto. Diciamo, giusto per delineare un attimo il tutto, diciamo, ha previsto ulteriori altre 6 settimane di cassa integrazione che si vanno a sommare alle precedenti 18 settimane del decreto agosto, quindi nel decreto agosto noi avevamo 9 più 9 settimane, 9 settimane cosiddette libere, 9 settimane diciamo legate appunto al fatturato, quindi, e poi però ha previsto appunto la necessità che per utilizzare queste casse, cioè ha previsto tipologie di aziende, cioè il datore di lavoro che secondo dei codici ATECO previsti nel decreto, quindi vittime della chiusura totale della propria attività, hanno diritto dalla cassa, e quei datori di lavoro appunto che hanno avuto la possibilità di chiedere l'autorizzazione e sono stati autorizzati alla cassa di cui al decreto apposto. Che cosa succede? Che però dal 15 novembre tutte le settimane tasse autorizzate rientrano nelle 6 settimane di cui abbiamo visto. Per cui potrà capitare, anzi è quasi certo, capiterà che molte aziende a fine dicembre avranno esaurito le 6 settimane.
E a questo punto la norma va diciamo, confrontata con l'altra parte, cioè gli articoli 9, 10 e 11, che prevedono l'ulteriore blocco di licenziamento, giustificato motivo oggettivo, quindi le sospensioni di licenziamenti per collettivi, sino a tutto il 31 gennaio. E si dice anche che con la legge di stabilità praticamente il governo prorogherà questo stop anche al 31 marzo del 2020. Che cosa succede? Che da un lato il legislatore prevede una cassa risicata, una cassa diciamo contratta, che non garantisce l'integrazione salariale per tutto il periodo potenziale di chiusura delle aziende o comunque di crisi economica delle imprese, e dall'altro lato dice non puoi licenziare. Quindi io lo vedo come un accollo a carico del datore di lavoro del rischio sociale, del costo sociale legato alla pandemia. E questa cosa, a mio modo di vedere, comunque è, diciamo, odora di incostituzionalità, è palese la violazione dell'articolo 41 della Costituzione, crea appunto, come ha detto lei, figli e figliastri, sì. Soprattutto perché, ripeto, in determinati periodi le aziende non avranno per tutti. Allora, andiamo avanti con la nostra conversazione e vado da lei, vengo da lei, Minervini. Caliamo quanto detto dall'avvocato Amendolito nella quotidianità e nell'operatività aziendale, quindi andiamo a prendere casi concreti, ad esempio voi appunto del gruppo Exprivia, come vi siete adeguati? Non la sentiamo, non so se ha deselezionato... Sì. Eccoti qua, adesso sentiamo bene, forte e chiaro, prego. Allora, parto dal dire che è stato ed è un periodo intenso e faticoso, e questo, ecco, parrebbe scontato e immaginabile. Diciamo, ecco, non lo è, scusi se la interrompo, esattamente come chiedersi in questo periodo come va tutto bene, insomma, può sembrare banale, ma inevitabilmente non lo è, quindi capisco insomma la sua intro. Prego, l'ho interrotta, chiedo scusa. Esattamente, per cui ecco quello che volevo riportare collegandomi all'intervento precedente è che il modus operandi del governo certamente ha elevato il coefficiente di difficoltà per gli addetti ai lavori, lo ha fatto attraverso un modus operandi, ecco, che ha visto molto spesso dei proclami, degli annunci normativi a cui poi sono seguite a distanza di molto tempo le pubblicazioni delle norme. Norme che non erano autosufficienti nella loro applicazione, nella loro fase applicativa, e che molto spesso richiedevano anche un decreto attuativo, una circolare attuativa, che è anch'essa è subentrata a distanza di giorni, quindi rallentando quella velocità che invece le aziende richiedono. E aggiungo che molto spesso queste circolari attuative hanno sconfessato i decreti dalle quali promanavano, per cui questo ha generato confusione e un po' di criticità per coloro che invece stavano impostando una pianificazione, e mi riferisco alle aziende e a tutti gli addetti ai lavori. Quindi questo è sicuramente un aspetto che va rilevato. Per quanto riguarda Exprivia, certamente noi ci siamo calati all'interno di quasi tutte le misure che sono state messe a disposizione, a partire, ecco, dagli ammortizzatori sociali, per fortunatamente una fascia molto ristretta di dipendenti che ha subito tutte le conseguenze a causa dell'emergenza Covid. Abbiamo fatto ricorso, lo stiamo facendo in questi giorni, al fondo delle nuove competenze, che è una misura molto molto ben concepita. Peccato che nella fase attuativa presenta qualche criticità e sembrerebbe, ecco, che il taglio con cui è scritta sia appunto appannaggio e destinata a pochi eletti, e quindi tornando, ecco, a quella definizione di figli e figliastri. Per cui anche su questo aspetto bisogna lavorare, bisogna intervenire, bisogna far sì che le misure intelligenti che in alcuni casi sono state concepite siano sviluppate in maniera altrettanto intelligente.
Altri elementi da attenzionare particolarmente sono la decontribuzione per il Sud. Su questa norma vige un caos interpretativo che davvero si fa fatica a trovare un consulente che possa essere esaustivo nel parere. Per cui, ripeto, le aziende, quelle più dinamiche come Xplivia, hanno un focus puntato e costante su tutte queste misure. Quello che si chiede e quello che tutti auspicano è che queste misure possano essere riviste e adattate in maniera adeguata. Faccio un altro esempio, poi senza dilungarmi, la normativa sullo smart working. Molto Sì. spesso siamo stati in affanno rispetto alla deregolamentazione dello smart working. Le misure sulla proroga dello stato emergenziale sono state sempre emanate last minute, se non last second. Quindi questo per un'azienda di 2.500 dipendenti come Xplivia, che ha oggi il 95% di lavoratori in smart working, significa fino a pochi giorni prima della scadenza del DPCM non sapere se devo attivare 2.000 accordi individuali di smart working piuttosto che no. Capite bene che la differenza non è poca. Non lo è per niente, assolutamente. Avvocato Amendolito, lo abbiamo detto anche in premessa quando abbiamo anticipato al nostro pubblico l'argomento della trasmissione, l'emergenza coronavirus ha accelerato dei processi di cambiamento ed è un concetto che più o meno ripetiamo ogni giorno da mesi. Cambiamento già in atto nel mondo del lavoro, parliamo di virtualizzazione, digitalizzazione, destrutturazione del lavoro per affrontare questi cambiamenti, quali strumenti negli ultimi anni ha pensato il legislatore? Sì, diciamo il cambiamento era già in atto, ho detto bene. La digitalizzazione si è sempre parlato già da 2 anni, Industria 4.0, ha fatto sì che tutte le organizzazioni aziendali e soprattutto gli uomini HR, i manager, si sono interrogati, diciamo, su in che maniera affrontare questo cambiamento e quindi il cambiamento anche delle organizzazioni sotto il profilo della gestione delle risorse umane. Il legislatore però, ahimè, non ha fatto granché. Diciamo, nel mondo del diritto del lavoro e del diritto sindacale abbiamo sempre visto una lentezza nella creazione di norme, soprattutto norme di adeguamento a questi cambiamenti epocali, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo in generale dell'imprenditoria. Giusto per farvi un esempio, noi oggi parliamo di ristori bissa, che è perché appunto il legislatore è intervenuto per sanare un gap di vuoto, perché praticamente la cassa integrazione poteva essere chiesto solo per i lavoratori assunti fino al 13 luglio del 2020. Col decreto ristori bis si è pensato anche a quei lavoratori assunti fino al 15 novembre, quindi che prima invece rispetto ai quali le aziende non potevano richiedere l'integrazione salariale. Quindi cosa c'è sul piatto? Ci sono norme quali appunto citate dal dottor Minervini, diciamo la legge del 2017 che ha normato le modalità di lavoro di smart working. Ci sono per esempio norme quali informativa sui contratti di prossimità che per tanto tempo è stata una norma, diciamo, non applicata in evasa dalle parti. Oggi, con la problematica della crisi, diciamo, legata soprattutto alla pandemia, con i sindacati si incomincia a ragionare fortunatamente su questo. E quindi, con i contratti di prossimità si ha la possibilità di derogare alla contrattazione collettiva nazionale per adeguare l'organizzazione aziendale e la produttività di se stesse, secondo quelle che sono, diciamo, le esigenze specifiche di ogni azienda del territorio. Per cui, diciamo, in questa maniera possiamo dire così, l'azienda ha la possibilità di crearsi un vestito sartoriale ad hoc per quelle che sono le proprie esigenze. Però rimane il fatto che comunque la nostra è ancora lontana da quella che è un cambiamento che le aziende chiedono e che l'economia chiede e che in generale il mercato chiede.
Resto da lei avvocato, perché dalle sue parole appare chiaro che oltre alla decretazione d'urgenza da coronavirus c'è di più. Tuttavia, questo di più è sufficiente, e questa è la domanda, è sufficiente per mettere le aziende nelle condizioni di portare avanti una reale riorganizzazione da cui passa sostanzialmente tutto, e anche dall'intervento del secondo ospite, Gianfranco Minervini, appare piuttosto chiaro. Prego, avvocato. Sì, la parola d'ordine è flessibilità, cioè creare norme che possano garantire una elasticità nell'organizzazione, la possibilità di variare la collocazione temporale dell'attività lavorativa del lavoratore, adeguarsi alle esigenze anche temporanee, urgenti, straordinarie dell'organizzazione stessa. Fino a poco tempo fa la parola flessibilità è stata sempre vista come una sorta di, no, di parola satanica, possiamo definirla in questa maniera, cioè come un qualcosa da cui allontanarsi. Oggi flessibilità si sta dimostrando, ma lo stanno dimostrando le aziende, certamente non il legislatore, che con la flessibilità si può fare di più, si può dare quell'avvio nuovo, quella ventata di novità che può portare a un miglioramento in generale dell'economia italiana. Allora, Minervini, torno da lei perché il gruppo Xperia opera in un ambito, quello dell'information and technology, che per definizione deve guardare al futuro inevitabilmente, oltre che al presente, e quindi anche al cambiamento che è già in atto, appunto parlando di presente e di futuro. In parte siete sicuramente in vantaggio rispetto ad altri settori industriali su tematiche come appunto la virtualizzazione e digitalizzazione dei processi. In questo senso costituite un best case, è un'espressione che si utilizza in questi casi. Ci può raccontare a questo punto come è stata strutturata, insomma, nel corso degli anni la vostra, torniamo al concetto di prima, organizzazione, e quindi immagino che va nella direzione della parola chiave che ha indicato l'avvocato Amendolito, cioè flessibilità. Minervini, prego. Sì, allora speriamo innanzitutto di non disperdere il vantaggio. In realtà il nostro percorso parte nel 2016, quando avevamo pensato di avviare una fase sperimentale di smart working, e avevamo, ecco, un po' analizzato l'istituto precedentemente all'introduzione normativa che ha citato l'avvocato Amendolito, per cui siamo partiti con una fase sperimentale sino ad arrivare a consolidare lo smart working nel 2018 con un primo regolamento, ecco, che era anch'esso, se vogliamo, ancora sperimentale, nel senso che è un istituto che va veicolato in maniera adeguata, che necessita di un cambio culturale, di una serie di situazioni di contorno che vanno gestite appunto parallelamente allo sviluppo dello smart working. Prima della pandemia, su una popolazione di 2.500 dipendenti, avevamo poco più di 300 dipendenti abilitati al lavoro agile, con un accordo individuale secondo le previsioni normative. Ecco, in parallelo rispetto a questa misura, su cui fortunatamente eravamo preparati prima di marzo, abbiamo attivato un'iniziativa nel 2018 di alfabetizzazione digitale. Quindi abbiamo fatto fruire tutta la popolazione aziendale, a prescindere dalle mansioni, un percorso di digital transformation finalizzato a rivedere il mindset e i comportamenti organizzativi in chiave digitale. Ritenevamo che questo fosse un vantaggio competitivo, che fosse un approccio basico e fondamentale, ecco, per veicolare tutte le trasformazioni organizzative e quella digitalizzazione che da tempo viene richiamata in Italia, però ha ancora una certa lentezza. Quindi quello è stato un passaggio davvero importante. Abbinerei a questo un passaggio partito, non ancora partito, però già avviato nelle scorse settimane, presentato, che è rivolto alla formazione manageriale, e nello specifico si tratta di un percorso formativo
Remote People Management, quindi è finalizzato a formare il management nello sviluppo di competenze utili alla gestione dei team e alla gestione delle risorse in chiave digitale, in chiave di remotizzazione. Ecco, nello smart working uno dei pilastri da appunto consolidare è appunto quello del cambio culturale, del cambio dei paradigmi manageriali. Ecco, questo percorso formativo tenderà a raggiungere l'obiettivo di allineare gli stili manageriali dei manager rispetto al tema della digitalizzazione e della remotizzazione. Aggiungerei come ultimo tassello anche un rafforzamento dei sistemi di performance appraisal. Sappiamo bene che lo smart working concepisce un mutamento dei canoni spazio-temporali con cui veniva valutato un dipendente a beneficio di altri canoni che sono la fiducia e il raggiungimento degli obiettivi. Per cui un adeguamento anche dei sistemi di performance management certamente supporta questo sviluppo dello smart working. Su tutto questo, ecco, noi siamo abbastanza pronti. Avvocato, torno da lei. Pensiamo alle altre aziende, a quelle che magari non hanno, la famosa flessibilità nel loro DNA, quelle in cui lo smart working oggi, come dicevo anche in apertura, si è risolto in telelavoro, che, come detto, ha una connotazione diversa, quasi negativa rispetto a, l'espressione più virtuosa, appunto, smart working. Allora, quali sono i suoi suggerimenti? Come dovrebbero strutturarsi per adeguarsi al cambiamento in atto in quell'ottica di medio-lungo periodo che ha ispirato anche il legislatore nel 2017? Guardi, lo smart working, finalmente abbiamo imparato a capire che esiste lo smart working, che esiste una norma che ci consente, diciamo, di modulare differentemente, con modalità diverse, appunto, il lavoro e quindi l'orario di lavoro. Perché lo smart working, giusto per chiarirci, non è una nuova tipologia di lavoro, ma è semplicemente un modo di gestire e di normare tra le parti il rapporto di lavoro. Lo smart working fino al momento della pandemia, dell'emergenza coronavirus, è stato diciamo, definito da più parti una Cenerentola nell'ambito di quelli che sono i rapporti di lavoro subordinato. Non era stato assolutamente capito, tranne appunto aziende virtuose, il dottor Minervini ha già dato un esempio di come è stato nella sua azienda utilizzato anche in maniera importante, seria, però questo non è stato fatto da tutte le aziende. Oggi però ci siamo, c'è questa possibilità di utilizzare il smart working al meglio. La normativa pandemica non ha, diciamo, avendo creato questa deregulation, perché appunto ha previsto diciamo, la non necessarietà, diciamo, di un accordo individuale tra le parti, però appunto a mio modo di vedere, come lei ha anche un po' accennato nella domanda, ha fatto sì che diciamo, il tutto fosse, la disciplina, l'istituto fosse utilizzato in maniera quasi completa di lavoro. Lo smart working non è questo, addirittura lo smart working può dare momento di flessibilità anche all'interno dell'azienda stessa, perché non è detto che lo smart working debba essere effettuato soltanto sul domicilio del lavoratore. Lo smart working è previsto dalla normativa del 2017, può essere anche utilizzato all'interno della stessa sede aziendale. Quello che io sto professando da parecchio tempo è invece al contrario rispetto appunto alla deregulation operata dal legislatore dalla normativa pandemica. Io auspico ad una seria regolamentazione delle parti, soprattutto perché una regolamentazione del rapporto di lavoro in smart working può dare quella possibilità anche al datore di lavoro un controllo in equilibrio con la norma che vieta il controllo dell'articolo 4 del Statuto dei lavoratori, in equilibrio con l'articolo 21 della norma sullo smart working, e anche in equilibrio con la normativa sulla privacy. Oggi però perché dico questo? Perché il problema è in che maniera è possibile capire se il lavoratore sta svolgendo la sua attività lavorativa, per esempio da casa,
correttamente senza incorrere in violazioni sia della disciplina ma anche della sicurezza in materia di lavoro. Quindi questo, diciamo, è almeno io auspico un miglioramento dell'utilizzo dello strumento dello smart working. Dall'altro lato ci sono altre modalità che la prassi, molto HR manager ha portato avanti anche in quest'ottica di cambiamento di cui ho parlato, il tema di questo nostro incontro appunto di lavoro che è dimostrato che l'equilibrio tra il lavoro e la vita familiare ha portato vantaggi nell'organizzazione. Quindi il raggiungimento di quel work-life balance anche attraverso questi seri in materia di welfare aziendale può aiutare questo cambiamento e soprattutto anche un suggerimento che io do a tutti gli amici direttori del personale è far emergere quello, diciamo, a mio modo di vedere vanno fatte emergere quelle 12 soft skills che erano state un po' abbandonate nel passato, cioè la capacità del lavoratore di fare leadership, la capacità di lavorare in team, quindi team building. La capacità del problem solving sono tutte, diciamo, particolarità che aggiunte ad un ovviamente miglioramento delle hard skills, delle hard skills come vengono definite, cioè quindi la professionalità sempre più crescente che le aziende richiedono, soprattutto nel settore dell'information and technology, ecco, l'unione e diciamo, far emergere le 12 soft skills con le hard skills può aiutare l'organizzazione aziendale a far meglio e quindi a rimanere al passo rispetto a questo mondo che cambia, questo fenomeno del cambiamento in atto sia economico che nel mondo lavorativo. Ultima domanda per lei, Minervini. Quando si parla di cambiamento è importante l'aspetto formale, atto a disciplinarlo, ma un ruolo fondamentale lo assume anche l'elemento soggettivo, l'elemento culturale. Il cambiamento, insomma, va accettato, interiorizzato, assimilato e le chiedo quindi un'organizzazione come può superare quelle che possiamo definire le proprie resistenze culturali interne, insomma, quale ruolo gioca in tal senso, dato che parliamo di HR Week, la direzione risorse umane? Allora, certamente alla direzione risorse umane sarà richiesto un contributo aggiuntivo rispetto, ecco, a quello classico. Certamente la direzione risorse umane non deve rinunciare a quella che è la sua priorità, vale a dire quella di sostenere lo sviluppo del business della propria azienda attraverso le competenze, attraverso, ecco, gli strumenti specialistici di cui dispone. Unitamente, ecco, a questo, che è la funzione tipica delle risorse umane, certamente deve implementare quella capacità di lettura sia del clima aziendale sia del contesto, soprattutto del contesto, considerando che il clima aziendale risentirà di una dispersione anche logistica del personale, per cui, ecco, ci vuole una grossa capacità da questo punto di vista. E una volta appunto partiti da questa capacità di analisi, chiaramente deve diventare un diffusore della cultura aziendale, sfruttando attraverso anche la digitalizzazione degli strumenti nuovi e quindi che scavalcano le barriere logistiche, e deve presidiare ancora di più i meccanismi interni all'organizzazione, per cui deve migliorare anche nell'ambito della comunicazione e, come diceva l'avvocato Amendolito, deve anche migliorare nell'ambito della formazione del proprio personale, rafforzando quelle soft skill che stanno diventando sempre più importanti. Tra tutte, una di cui si abusa dal punto di vista mediatico in questi giorni è la leadership emotiva. Ecco, quindi questa è una delle 12 che va sviluppata, però, ecco, è importante anche guidare soprattutto questo tipo di attività. E allora, grazie a Gianfranco Minervini, HR Manager, Gruppo Xprivia, società italiana del settore digitale, information and technology, quotata in borsa. Grazie per le sue analisi e ovviamente buon lavoro e a presto.
Grazie a voi. Grazie anche ovviamente a Francesco Amendolito, professore, avvocato, founding and managing partner Amendolito Associati e docente di diritto del lavoro e diritto sindacale all'Università LUM di Bari. Grazie per il suo contributo, avvocato, buon lavoro anche a lei. Grazie a voi, buon lavoro. L'auguro ovviamente è che siamo riusciti a darvi qualche spunto di riflessione importante sul fronte del lavoro. Noi adesso ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, rimanete con noi.